Né dai tuoi 20 anni sono pochi per morire. Fine Terra è una festa mobile organizzata dalla provincia di Lecce per raccontare cosa accade lungo le sponde del Mediterraneo, per incrociare storie e pensieri, per camminare lungo le strade del Salento, fermarsi nelle piazze, guardare, ascoltare e magari capire. E riscoprire che alla fine il mare che ci circonda lega le nostre vicende in un unico percorso. E che scende nella strada. Eccolo l'altro Nilo. Oltre 30 anni di scavi e ricognizioni in Sudan da parte della missione italiana per le ricerche preistoriche in Egitto e Sudan dell'Università del Salento. I risultati ottenuti qui dai nostri ragazzi ed esperti sono eccezionali e sono esposti ora presso il MUSA, Museo Storico Archeologico dell'Università del Salento, nel complesso Studium 2000. Le ricerche adottate negli anni nel Sudan centrale hanno avuto l'obiettivo di conoscere le culture locali, mettendo in evidenza l'autonomia e la peculiarità della preistoria sudanese rispetto a quella dei paesi del Mediterraneo. Un risultato eccezionale per le nostre equip di archeologi che mette in evidenza un aspetto particolare di una realtà affascinante. L'esposizione ripercorre quindi le tappe fondamentali della sequenza culturale ricostruita dalle ricerche, a partire dalla stanzialità dei cacciatori mesolitici, al nomadismo pastorale del Neolitico, fino all'impatto con le società agricole egiziane e al ruolo che le culture sudanesi giocano nell'emergere dello stato dinastico in Egitto alla fine del IV millennio avanti Cristo. Attraverso un allestimento particolarmente suggestivo, teso a rapire il visitatore con la bellezza del paesaggio sudanese, tra la realtà di oggetti antichi custoditi e le immagini che riproducono la bellezza dei luoghi, si presentano reperti ceramici e ornamenti eccezionalmente esposti per gentile concessione del Museo delle Antichità del Sudan. Il percorso di visita si chiude con l'imponente plastico di un tumulo funerario, simbolo della tradizione nomadico-pastorale sudanese che i faraoni adotteranno già nel IV millennio a.C., trasformandolo in piramide.